Oggi, oltre che svelarvi il nome del centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, vi svelerò anche chi sarà l'allenatore che allenerà la prima squadra a partire dal 1° di luglio nel centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi. Sarà Alessandro Nesta. Dal 1° di luglio assumerà appunto l'incarico di allenatore della prima squadra. Presentare Alessandro Nesta è credo superfluo, giocatore grandissimo, giocatore che nel Milan di Silvio Berlusconi ha vinto 2 Champions, ha vinto Supercoppa Europea, Mondiale per club con gol, appunto anche gol, scudetti, Coppa Italia, Supercoppa Italiani, insomma Alessandro Nesta, grandissimo giocatore, un allenatore cresciuto dal Miami e dopo il percorso del Frosinone, poi adesso la Reggiana, che noi consideriamo assolutamente maturo. Qualcuno dice che non ha mai allenato in Serie A. Io ricordo solo a qualche scettico, ma sono pochi, che il signor Arrigo Sacchi, che è stato primo allenatore di Silvio Berlusconi, non aveva mai allenato in Serie A, che il signor Raffaele Palladino, ultimo nostro allenatore primo di Alessandro Nesta, non aveva mai allenato in Serie A. Siccome c'è un detto, non c'è 2 senza 3, io mi auguro che Alessandro Nesta abbia la stessa fortuna, la stessa buona sorte e le stesse capacità che hanno avuto Arrigo Sacchi e Raffaele Palladino.